Nome. Marco. Matteo. Cognome. Dittadi. Vedi sopra. Quanti anni ha suo fratello? 43. 38. No. 37 e mezza. Il motivo della sua ultima risata? Una partita che abbiamo fatto ieri sera con delle maglie stranissime. La peggiore ce l'aveva Giovanni Checchin, vestito da arbitro. Un'intervista doppia che sto facendo in questo momento. Com'è lavorare con suo fratello? Normale, nel senso che facciamo solo il viaggio in macchina, ma grosse occasioni di lavorare assieme non ce ne sono. Ah, a volte molto bello, a volte non semplicissimo nel gestire rapporti anche parentali in un ambiente di lavoro. Pregio è un difetto di suo fratello? Pregio è che è una persona onesta, quello che ti dice lo mantiene. Un difetto è che è un testardo impressionante, ha sempre ragione lui. Un pregio è che è una persona onesta. No, è vero però. Un difetto è che è un testardo, più testardo di suo fratello maggiore. Parli di un suo hobby. Beh, credo sia risaputo, ecco. È un hobby che spero possa diventare un lavoro, che si chiama calcio, ma in modo particolare pallone, ecco. Amo tremendamente il pallone e insegnare a giocare a calcio. Ma lo sport in generale, di fatto, è qualsiasi, come valvola di sfogo. E poi non so se le vacanze possono essere considerate un hobby, però le vacanze. Chi per primo ha perso i capelli? Me l'aspettavo, mi sono preparato su questo. Mio fratello. Io solamente perché ho 5 anni di più. Il Milan ha appena segnato un gol. Oh, faccio un'esclamazione di gioia. Se è contro una squadra straniera esulto, se è contro l'Inter esulto, se è contro la Juve Si trova di fronte alla porta per un ultimo rigore. Chi tirerebbe? Lei o suo fratello? Chi vorrebbe ci fosse in porta? Una esperienza. L'anno scorso abbiamo fatto un torneo, siamo andati ai rigori, abbiamo tirato sia io che Matteo e li abbiamo sbagliati entrambi. E di fronte mi piacerebbe, è un po' scontata, però mi piacerebbe segnare al gran Buffon. Sarebbe veramente una tragedia per la nostra squadra se fossimo in squadra io e mio fratello e avessimo un calcio di rigore. La speranza, l'unica, è che in porta ci fosse mio fratello, così qualche possibilità ce l'ho di segnare. Si immagini di essere all'incrocio fermo a un semaforo. A un certo punto sente che qualcuno le viene addosso. Scende dall'auto e vede che il danno è grave. Infuriato si avvicina al conducente dell'auto che gli è venuto addosso, ma scopre che è suo fratello. Che cosa farebbe? Lo denuncio. Mi mangio in casa. Di sicuro mi ripara il danno. Accuso un forte colpo di frusta. Sto a casa 6 mesi. Era sul tragitto per tornare a casa, quindi all'infortunio sul posto di lavoro, e posso girare il mondo sulle spalle dei salesiani. Sarei un po' più libero nella reazione di quanto normalmente non lo sono con una persona che non conosco, quindi magari qualche imprecazione in più rischierei di tirarla fuori. Se Don Bosco fosse un calciatore, quale ruolo gli darebbe e perché? Don Bosco è un Pirlo, ma allo stesso tempo un Messi, quindi un regista, uno che vede la situazione prima degli altri e poi con un colpo di genio la risolve, il grande, col 10. Col 10 più 21. 31. E 31 gennaio, fatalità, Don Bosco. Citazione. Baresi. Un Baresi. Sempre con la mano alzata per fuori gioco. No, perché insomma, un signore, insomma, nel modo in cui si pone e in qualche maniera ha lo sguardo lungo sul resto della squadra, perché vede tutto da dietro. Ah, finita? No, andiamo avanti, dai. Possiamo baciarci, come pagate ieri. Dobbiamo salutarci di solito. Salutate. Ciao.